Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato alla chitarra. Oggi vediamo come accompagnarsi con la mano destra. Canta, 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 cantare in libertà. Bene, allora vediamo con la mano destra come possiamo accompagnarci sulla chitarra. Prendiamo ad esempio un accordo che può essere il Mi minore, che si suona con due dita sul secondo tasto, prendendo la quarta e la quinta corda. Io utilizzo queste due, ma volendo si possono anche usare il primo e il secondo dito. Quindi vediamo un attimo. Possiamo, o anche se vogliamo, possiamo tenere le corde stoppate, quindi soltanto sfiorando le corde sul manico, in modo da allenare solo la mano senza sentire l'accordo. Comunque, vediamo un attimo, possiamo noi fare o una pennata verso il basso o anche al ritorno verso l'alto. Quindi, in questo modo, noi abbiamo due movimenti, che uno si chiama movimento in battere e l'altro si chiama movimento in levare. Quindi, su un tempo che può essere ad esempio questo, abbiamo sia il battere dove la mano scende, sia il levare dove la mano sale. Ad esempio, facciamo il giro di Do. Io sto facendo questo. Faccio giù, giù, su, giù, su, giù, giù, su, su, giù, su, giù. L'importante è che questo movimento della mano non si fermi mai. Quindi, se questo è il tempo, pensiamo che questo è solo battere, questo è solo levare invece. Quindi, su un tempo che può essere questo, tum, noi possiamo decidere se suonare tutto in battere o tutto in levare oppure alternare questi due movimenti. Questo un po' dipende da noi. Ad esempio, possiamo allenarci facendo prima solo tutto in battere. Quindi possiamo fare ad esempio un giro di Do oppure tutto in levare. Però tutto in levare non è bellissimo. Quindi facciamo un po' facciamolo lento. Ok, quindi questo è il modo di accompagnarsi. Poi ci sono tantissimi modi per farlo. Si può fare ta ta in base alle canzoni. Facciamo ad esempio un'altra canzone, che è una canzone di Celentano, però io ho bisogno qua di una persona che canti, così io suono, vediamo se compare. Ehi! Oh. Oh, è compare. Ma sono un genio. Ciao ragazzi. Allora, questa ragazza è la mia fidanzata. No, non è vero, è mia madre. Lo devi dire per forza. Eh sì, E perché? Ah, dai, dovevi far ingelosire un po' le ragazze. va bene, allora ci aiuti a fare questo pezzo? Allora facciamo la canzone di Celentano Ok. che ha un intro che fa così. Questa è la storia di uno di noi. Io qua metto solo una pennata. Anche lui nato per caso in via Glo. Ok, questa canzone c'ha Sol maggiore e Re maggiore, che già abbiamo visto, e poi ci avrà soltanto il Mi minore dopo. Andiamo avanti. In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava. Ok, facciamo partire il ritmo. Laddove c'era l'erba, ora c'è.
facciamo qua. Faccio una prima pennata sul basso. Tum, cia, cia, tum, cia, tum, cia, cia, tum. Suono provatelo prima lento, poi come fa? Questo ragazzo della Via Glu si divertiva a giocare con me. Ma un giorno disse, vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, ma troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Ok. Abbiamo capito, insomma, questo è solo un modo, un paio di modi abbiamo visto per accompagnarsi con la mano destra. Voi comunque, una volta preso il ritmo, potete giocare sia sul battere che sul levare, immischiando questi ritmi e facendo quello che è un po' vi è più comodo, e poi vedrete che con il tempo vi verrà molto più naturale. L'importante è avere un movimento fluido e non fermare mai il braccio solo in battere o solo in levare, ma fare questo e scegliere quando toccare le corde in battere e quando in levare. Ok? Grazie signora mamma. Grazie, prego a lei signor figlio. È tremendo ragazzi, eh? È vero. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao ciao! Ciao. Bye.